Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia di Don Maurizio Patriciello, storico sacerdote della Chiesa San Paolo Apostolo in Caivano. È un'autorità, io non credo ai miei occhi di averlo qua. Buonasera Don Patriciello, buonasera. Non ha mai complimenti, quindi io è meglio che li evito. Buonasera Don Patriciello, come sta? Ringraziamo il Signore. Ringraziamo a Dio, noi ringraziamo il Signore di avere lei, Don Maurizio Patriciello, storico, se permette, è una scheda introduttiva, storico parroco della Chiesa di San Paolo Apostolo, storico sacerdote di frontiera, simbolo della lotta in difesa dell'ambiente nella terra dei fuochi, contaminata dalla criminalità organizzata, testimone oculare dello scempio ambientale perpetrato sulla nostra terra, un tempo chiamata Campania Felix, tenace difensore dei più deboli e impavido accusatore di malavitosi e che continuano ancora oggi ad avvelenare questa terra sia materialmente che moralmente. Non ho detto nulla di complimentoso, è la verità. Allora, Don Patriciello, come vanno le cose? Lei è solito dire lo stato distinto ma distante, ecco, e non ci sono risultati proprio eclatanti su quello che voleva raggiungere lei, però ci sono dei miglioramenti. Che cosa le manca ancora? Ma intanto ieri sono stato a Roma a fare un intervento in una università importante e si parlava proprio di questo e io ho consigliato, come spesso mi accade, di avere uno sguardo strabico, cioè un occhio che guardi al mondo intero, quello che succede nel mondo dal punto di vista ambientale, voglio dire, sì. No? Il problema dei ghiacciai che si sciolgono, le microplastiche negli oceani, insomma sono problemi veramente seri, no? E delle foreste che si vanno annullando, eccetera. E l'altro invece uno sguardo a livello locale, cioè se la gente in questo momento qua ha un problema a quattro passi da casa, le verrà difficile pensare al problema che sta in Amazzonia, insomma. È giusto. E allora, da questo punto di vista, io posso dire che abbiamo avuto due grandi risultati, secondo me, dalla nostra battaglia per lo scempio ambientale. Il primo grande risultato è stata una legge sui reati ambientali, che l'Italia non aveva. E io questo, quando vado in giro per l'Italia, lo ricordo sempre a tutti, anche ai fratelli e alle sorelle che vivono al nord. E se voi avete oggi una legge sui reati ambientali, lo dovete alla sofferenza delle persone della terra dei fuochi, alla loro lotta, alla battaglia che hanno combattuto e che stanno combattendo ancora. Perché fino al maggio del 2015 era inutile tutto quello che si faceva. Questo me lo disse con grande chiarezza il magistrato, un grande amico, il signore l'abbia in gloria, Federico Bisceglia della Procura di Napoli Nord. Dopo un convegno che tenemmo insieme, lui mi disse: Padre Maurizio, quello che state facendo è veramente molto bello, però è tutto inutile. Ah, dice Federico, è inutile. Perché è inutile? Dice: perché noi non abbiamo gli strumenti per condannare queste persone. E poi venimmo a sapere che in Parlamento c'era una legge che da 20 anni andava avanti e indietro tra Senato e Camera, ma nessuno mai approvava, e che non si voleva approvare. Poi magari diremo anche perché. E così, grazie a Dio, grazie a questo impegno, abbiamo avuto la legge 68 del 22 maggio del 2015 e adesso abbiamo una legge sui reati ambientali. L'altra grande vittoria, l'altro grande successo è stato la lettera di Papa Francesco, la Laudato Si, che ha avuto un grande successo in tutto il mondo, perché il Papa veramente mette al centro della questione ambientale, mette l'uomo, quindi parla di una ecologia integrale, perché noi ancora stiamo là a differenziare, no? Insomma, l'acqua, l'aria, il suolo, ma il problema è che tutto questo poi si ritorce come una mannaia verso l'uomo, verso i bambini, insomma. E da qua poi ci sta il problema che sempre non si è mai voluto affrontare di petto, voglio dire, il nesso di causalità ambiente-salute. Però qualche successo anche in questo l'abbiamo avuto, perché nel febbraio scorso, finalmente per la prima volta, l'Istituto Superiore di Sanità ha detto: sì, è vero, in questa terra voi vi ammalate e morite più che altrove. Certamente. Don Patriciello, lei ha nominato la Laudato Si. E dopo la Laudato Si, che un po' segue la scia di Laudato Si, abbiamo Fratelli Tutti, che è stata l'ultima enciclica, dove il Papa ci dice di essere tessitori di fraternità e dobbiamo imparare ad essere quindi solidali. Se una persona è egoista, una persona pensa Cicero pro domo sua, a sé solo, come fa ad imparare? Si può imparare la solidarietà, guardare l'altro?
l'altro, aiutare l'altro. C'è una pratica. Se poi queste persone in un modo o nell'altro riescono ad occupare posti importanti in Parlamento, nel governo, pensa un po' a tutto il male che ne deriverà. Insomma, perché tu stai, siamo sempre là, no? Dio ha creato l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo ha creato, e quindi noi riflettiamo la bontà di Dio e anche l'amore per la verità, per la giustizia. Però per quanto riguarda la nostra fede cristiana cattolica, noi crediamo che sia inserito un virus in questa nostra umanità, per cui vedo il bene, voglio il bene, e mi ritrovo invece poi a fare il male, no? Questa è l'esperienza di ognuno di noi, l'esperienza del peccato, a livello individuale, a livello anche sociale. Vediamo gli egoismi a livello individuale, a livello familiare, ma li vediamo anche a livello regionale. No, ancora stiamo qua, dopo 150 anni, 160 anni, a dire nord e sud, insomma, dico, ci verrebbe quasi da piangere qualche volta, no? E basta poco, guarda. Basta poco, basta veramente andare un poco a sollecitare i nostri egoismi, perché vengono fuori. E ancora, vedi, la questione, si parlava qualche settimana fa, dopo il suicidio di questo ragazzo di Nocera Inferiore, no? Si parlava di razzismo o altro. Io scrivo per Avvenire. Sì. Ho scritto, no, l'Italia non è razzista, ma in Italia ci sono dei razzisti, ma come no che ci sono? Ci sono, l'Italia non è stupida, ma ci sono gli stupidi, ma certo che ci sono gli stupidi. No, l'Italia non è omofoba, per l'amor del cielo, ma certo che ci sta qualche omofoba e omofobo, e così potremmo continuare. Allora, quando questi egoismi arrivano poi, queste persone arrivano al comando, e noi vediamo anche che ci propongono certe volte delle leggi che ci fanno veramente inorridire. No, insomma, leggi che magari qualche volta vengono anche approvate, altre volte vengono bocciate o altre cose, sono gli egoismi che dobbiamo sempre combattere. Io penso che ci accompagneranno. Una buona pratica, quale potrebbe essere? Ma la buona pratica intanto è cominciare da sé. Guarda, questa è una cosa. Un'analisi attenta. Sì, sì. Noi ancora siamo convinti, anche per quanto riguarda l'educazione dei bambini, degli adolescenti, che dobbiamo dire che cosa fare. Io dico, quando ci mettiamo a tavola, nessun genitore dice al suo bambino: guarda, tu devi mangiare, perché gli fa tutto l'elenco delle motivazioni. Naturale. Ci mettiamo a tavola, il bambino si mette là e mangia con noi. La mattina, se i genitori si lavano i denti, è l'esempio, il bambino c'ha il suo là. Piccolo spazzolino e si lava i denti insieme ai genitori, e lo fa quasi come per è gioco. È l'esempio importante. E quindi dobbiamo dare l'esempio in tutto, in tutte le cose. Certo. Don Patriciello, parliamo di pandemia, questo evento che ci ha scombussolato, ci ha preso, diciamo, il cuore, la mente, e ci ha scombussolato i mores, quello che si diceva anticamente, usi e costumi, gente che sono sparita da casa, persone che sono andate via, viste e non viste più. Noi abbiamo visto il vescovo d'Alise, che era mio carissimo amico, in 4 giorni, viste e non visto più, sono andati via in malo modo, perché non assistiti dalla Chiesa, non assistiti da un familiare, insomma ci ha scombussolati. Anche le istituzioni sono rimaste basite, perché insomma si sono viste in difficoltà. Io che con questa trasmissione, i nostri telespettatori lo sanno, frequento tribunali, procure, insomma le istituzioni in generale, la Chiesa, ecco, sono rimasti così, perché certo gestire una procura, un tribunale, anche una chiesa, una parrocchia, e come si fa a gestire con 2 elementi principali basici, mascherine e distanziamento sociale, è la fine. E quindi anche lei sicuramente poi in un territorio problematico come il suo, con tanta, diciamo, con tanti problemi di criminalità, problemi di povertà, problemi di disoccupazione, di occupazione nera, insomma, lei come ha vissuto? Lei è in gamba, lei ha preso il toro per le corna, come si suol dire, e come ha gestito? Guarda, tutti i problemi sono stati triplicati. I poveri li avvertono in un modo normale, su questo non ci sono dubbi. Cioè, se una persona che in una villa si può spostare, può passeggiare, no, magari durante questa clausura forzata, io odio tutti i termini che non sono italiani, quindi chiamo clausura forzata questo che gli altri chiamano in un altro modo. Se in quei giorni là magari una persona che aveva una villa poteva passeggiare nel suo giardino, le persone che al Parco Verde abitano in tanti piccoli appartamenti l'uno sull'altro hanno vissuto in un modo molto, molto più severo questa restrizione. Oppure pensa un poco al contagio.
è normale che persone che vivono uno sull'altro in questi appartamentini, bastava che si contagiava una famiglia, si è contagiato tutto il palazzo. C'era nessuno che portava la spesa, questa è la tragedia. Abbiamo avuto questi problemi veramente molto 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 seri, molto seri. Abbiamo visto persone amiche, parenti, morire dopo 40 giorni di ospedale senza aver visto nessuno. Questa è stata la parte più dolorosa di questa pandemia. Però guarda, ricordati, io venerdì 27 marzo 2020, in una piazza San Pietro desolatamente vuota, per la prima volta nella storia, un Papa claudicante attraversa la piazza per andare verso la croce. Quell'immagine passerà alla storia, è terribile. E mentre in lontananza si sentiva solamente il suono delle ambulanze. E il Papa arriva e dice, con grande tristezza, con una sofferenza immensa, pensavamo di essere sani in un mondo malato. Forse queste parole dovrebbero essere studiate a fondo nei prossimi anni. Perché? Perché ci siamo scoperti fragili. Ci siamo scoperti fragili. Guarda, io non penso, ci mancherebbe altro, la Chiesa non lo crede, io non lo credo, che Dio castighi l'uomo. Però credo che noi siamo chiamati a leggere i segni dei tempi. E questa pandemia ci ha fatto scoprire fragili, deboli. Io mi domando ancora come facciamo ad essere così orgogliosi e superbi di fronte a un virus invisibile che ha messo in ginocchio l'umanità, ci ha tolto le persone più care, ci ha chiuso dentro, ci ha tolto la libertà. Come facciamo? Allora, io vedo la grandezza dell'uomo in questo. Siamo veramente fragili, qualche volta siamo miserabili, qualche volta siamo anche miseri, e siamo grandi, siamo immensi, perché l'uomo solamente di fronte a tutto il creato ha questa capacità di pensare, di inventare, no? Di scrivere, di volare. E anche di chiedersi, ma io chi sono, da dove vengo, dove vado? Speriamo, ma c'è un Dio? Questo, io penso che siamo chiamati a fare questo. Io spero che tanti si siano avvicinati alla Chiesa in questo momento. Che dice? Eh sì, tanti, speriamo. Io spero solamente che la ripresa... Perché è una fortuna avere la fede. La ripresa non sia una sorta quasi di riscatto, no? Sai, quando la gente certo. È rimasta troppo tempo chiusa, pensa alla guerra, no? Certo. Dopo la guerra poi c'è stato questo desiderio proprio di esplodere. Spero che noi possiamo esplodere in senso buono, voglio dire. Speriamo, in senso buono. Speriamo. Don Padre Cello, in questo periodo, adesso ci avviciniamo all'estate, e il nostro pensiero va ai roghi. Ai rifiuti e quant'altro. Noi sappiamo che i rifiuti molto spesso vengono incendiati, ancora oggi ci sono imprenditori che nascondono sotto il terreno per non pagare il giusto, perché lo smaltimento di rifiuti si deve pagare il giusto, e invece loro nascondono, se l'impresa è a nero anche i rifiuti saranno a nero. E Don Patriciello è una vita che combatte e fa questa domanda e dice: Non penso ai rifiuti, diciamo, normali in generale, mi preoccupano i rifiuti, quelli là, ospedalieri, quelli che risultano dalle aziende a nero. Dove vanno a finire se non vanno nell'inceneritore? Ecco che ci avvelenano, ed ecco il rapporto ambiente-salute che noi dobbiamo preservare. E qua si è consumato un grande inganno, perché tante volte, proprio volutamente, perché loro lo sapevano molto bene, i signori che ci governano, si è tentato di sviare il discorso sui rifiuti urbani, no? E quindi si parlava sempre della monnezza della nonna, e quindi la colpa poi sotto sotto cadeva anche sui cittadini, perché siamo ancora incivili, siamo uomini primitivi. Ritorno al discorso di prima, noi siamo incivili? No. Tra noi ci sono delle persone che sono egoiste, sono incivile. C'è gente che la mattina va a lavorare pur di non fermare la macchina, solamente per non fermarsi, magari dal finestrino getta il sacchetto. Questa gente c'è, ma questa gente che c'è e rovina la vita alle persone per bene, ma questa gente va punita, severamente va punita, invece non succede niente e quelli continuano a fare quello che fanno. Ma questo non è il problema. Il problema vero sono i rifiuti industriali. Il problema vero sono le industrie disoneste, ospedalieri. Le industrie disoneste. Quando diciamo questo, noi per favore stiamo dalla parte degli industriali onesti, sentiteci amici, sentiteci dalla parte vostra, perché noi come voi ce l'abbiamo con l'industria disonesta. Tu pensa che per ogni chilogrammo di scarpe che noi abbiamo ai piedi, c'è mezzo chilogrammo di scarti.
tra pellami, diluenti, solventi, coloranti, oh, collanti. Ora, se le scarpe, le borse, l'abbigliamento è stato prodotto in nero, ma è normale che tutti gli scarti dovranno bruciare nelle nostre campagne? Eccoli qua i roghi tossici. Ma adesso, se qualcuno mi sta ascoltando, no? Delle nostre zone, dei nostri paesi, tra i miei amici, tra i miei parrocchiani, tra i miei parenti, e lavora in nero, e ha operai in nero, e li vuole pagare in nero perché non vuole osservare le regole, e non vuole poi smaltire come Dio comanda, certo, gli scarti. Non si può evidenziare. Allora io devo dirti, caro fratello, tu non sei mio fratello, tu sei il mio nemico. Tu sei il nemico anche dei tuoi stessi figli. Tu sei il nemico della tua stessa famiglia, perché ricordati che con il problema ambientale muoiono le persone per bene, ma muoiono anche i tuoi figli. Questo io lo dissi a Schiavone, a Carmine Schiavone, quando lo incontrai diversi anni fa, quando gli chiesi di poterlo incontrare, lo incontrai a Roma. Ma siete stati così stupidi? Ma che razza di camorristi siete stati? Avvelenano i tuoi figli. Avete avvelenato i vostri figli, siete camorristi voi. O i veri camorristi, io gli dissi, non sono stati coloro che hanno, per amore dei soldi, sono riusciti a ingannare anche voi. Quelli sono stati i veri camorristi. Questa è la sua personalità, la veemenza. Quando lei fa i discorsi, veramente uno rimane a bocca aperta. Io seguì un suo intervento sull'ambiente tanti anni fa, non so se lo ricorda, a Nola, no, non se lo ricorderà, è un convegno, e lei era due personaggi importantissimi c'erano, personaggi d'onore, diciamo così, era lei e il procuratore nazionale Cafiero De Rao, eravate insieme, e io ascoltai una sua arringa nei confronti dell'ambiente. Dissi, io questa persona la devi intervistare. Lei scappò via, comunque mi riuscì di intervistare Cafiero De Rao, e c'era il procuratore capo Lucchetta, se la ricorda, Anna Maria Lucchetta, sì. E ci diede molto gentilmente, ci prestò il suo studio, e così realizzai una bellissima intervista con Cafiero De Rao. Sì, sì. Ritornando, questa è una breve parentesi che diciamo per ricordare la sua veemenza che colpisce quando uno l'ascolta. La legge sugli ecoreati non è che ha fatto granché, perché bisogna prendere la persona nell'atto in cui appicca il fuoco. E quando la legge quella non è quella è la legge del febbraio del 2014. Era la legge sulla terra dei fuochi, è un'altra. Quella non ha fatto proprio niente. Addirittura io un giorno mi sono posto la domanda se invece non abbiamo fatto anche un regalo, perché cosa è successo proprio in breve. Allora, se un poliziotto riesce ad acciuffare una persona mentre sta piccando il fuoco in campagna, lo può arrestare, lo può fare, eccetera, eccetera. In genere questo non succede, perché questo succede di notte. E quando si fa? Nei sentieri di campagna, insomma. Però ci sta l'arresto differenziato, quello può aiutare. Però c'è stato che cosa invece negli anni passati? Ci sono stati i maxiroghi di queste industrie che lavorano la plastica, e sono stati una cosa terribile. Là tu non li puoi arrestare, perché l'incendio tu devi dimostrare che è doloso. Intanto ci vuole un processo, ci vuole una... però tra un rogo in campagna e un deposito di plastica che brucia nella zona industriale non c'è paragone. Non c'è paragone. Certamente. E allora troppi ne sono bruciati negli anni scorsi. Stiamo attenti quest'estate. Io dico proprio un appello, perché d'estate noi temiamo tantissimo in queste zone. Si teme proprio i roghi, un modo semplice, pratico, economico, e non lascia traccia. Io questo così dico. Poi ci pensa il vento speriamo che questa pandemia faccia essere più buoni. Guarda, non è un caso che durante i mesi in cui siamo stati forzatamente chiusi in casa, l'aria è migliorata, la è qualità normale. Dell'aria, dell'acqua. E perché? Perché si vede proprio tutto. È normale, è stata normale. Don Patricello, lei ha lavorato come paramedico all'ospedale da ragazzo, da più diversamente giovane, era ragazzo, 28 anni penso, ha studiato per diventare caporeparto, si è specializzato in tossicodipendenze, ecco, la droga è il business per eccellenza della criminalità organizzata, una delle dipendenze principali dei nostri amati giovani, specie nel suo quartiere, ma il quartiere insomma si può dire oggi è di tutti, e quello che preoccupa è che si è abbassata l'età
dei consumatori, sia per la droga che per l'alcol. C'è stato l'ok della Camera per l'uso terapeutico e la Cassazione ha detto che si possono coltivare piantine, però poche per uso personale. Ma come si fa a vedere che poche per uso personale? Io so che frequento e mi onoro di frequentare le forze dell'ordine, tante volte dicono: dottoressa, noi siamo andati per altri reati e trovano arbusti, piante fioritissime, quindi è peggiorata la situazione. Lei che dice? Ma guarda, io dico solamente, una volta proprio a Caserta, guarda, diversi anni fa a Caserta è stata una cosa simpaticissima, questo lo ricordo spesso. E stavamo facendo un incontro in un teatro molto affollato, insomma, così si parlava anche di questi problemi qua. E quando io sono mezzo cieco, insomma, e quando io sono andato sul palco, il teatro era gremito, così. Allora avevo i fari negli occhi che non mi lasciavano vedere. Allora mi sono presentato e ho detto: io sono padre Maurizio, padre Ciolo, parroco del Parco Verde in Caivano. E ho sentito un mormorio, sai, un fruscio, un mormorio. Dici, questo è... Ho capito, insomma, o almeno penso di aver capito. E ho fatto silenzio per un mezzo minuto, così. Poi quando si è così placato il mormorio, ho detto: guardate, io so che cosa stavate voi mormorando, però la verità mi impone di dirvi una cosa. Nel mio quartiere si vende, i vostri figli la vengono a comprare. Il silenzio è stato assoluto. Vero. Questa è una cosa che dimentichiamo. Io vedo professionisti venire al Parco Verde, li vedo, me ne accorgo subito, ormai c'ho un naso anche per queste cose. Viene anche la povera gente, vengono gli operai la sera, persone che hanno fatto una giornata di lavoro come muratori, piastrellisti, stanno ancora così piene di calce, fanno una pena terribile. E poi vengono professionisti che non lo diresti mai, insomma. Come dissuada lei un ragazzo dalla intraprendere questa strada? Io lo dico sempre, loro sono testimoni, io dico ai ragazzi sempre che c'è il discorso della droga: non entrate in questo tunnel, no, perché poi è difficile venirle fuori. Tu ti ricordi le vecchie trappole dei nostri nonni, le trappole dei topi, no? A entrare non ci vuole niente, perché è fatto in modo che il topo possa entrare facilmente. E a uscire è veramente un'impresa ardua. Ma è peccato, perché io dico che i giovani lo fanno prima cosa per noia, secondo me. Per provare, come diceva Iannacci tanti tempo fa, l'effetto che fa. E poi per non essere tante volte esclusi dal gruppo. Sì. Faccio brutta figura, dice, loro lo fanno. Che faccio? Faccio la brutta figura. Il discorso si allarga, certo. Sempre adesso si allarga sulla libertà, su che cosa è la libertà, su che cosa... Sulla famiglia. Io ricordo una volta stavo in trasmissione a TV 2000 e insieme a me c'era Corrado Augias. E stavamo insieme così, e lui a un certo punto si parlava di tante cose, insomma, e a un certo punto lui ha detto: Don Patriciello, io sarei contento se la chiesa come un tempo fosse veramente la fontana del villaggio, dove eccetera eccetera. E io l'ho ascoltato, però a un certo punto anche là ho detto: ma dottor Augias, ma lei ha fatto di tutto per distruggere la chiesa, anche lei, ma gli altri, adesso è normale che noi raccogliamo quello che abbiamo seminato. Cioè, lui è un non credente, per l'amore, siamo diventati amici pure, no? Insomma, però dico, è normale che se noi abbiamo fatto di tutto per distruggere la famiglia, no? Perché ci sono problemi, quando vengono a dire che nelle famiglie ci sono, ma ci mancherebbe altro, ci sono i problemi, ma tu pensa a non averla la famiglia. Io li vedo quando le persone alle spalle non hanno una... C'era una canzone napoletana antica che diceva: tutte mamme si chiamano i figli a sera, soltanto la voce mammi non la sente. Insomma, no. Che cosa vuol dire non avere alle spalle queste figure? La prima cellula. Che per quanti difetti possono avere, ma chi ti potrà mai veramente amare più della tua mamma, del tuo papà? Ora, abbiamo dei problemi molto seri, molto. Perché la famiglia lascia il tempo che trova,
i punti di riferimento di un tempo. Il problema, don Patricello, è sempre economico, perché mamma e papà vanno a lavorare, tanto tornano stanchi, i figli quasi quando non li vedono. Ci vorrebbe anche altro, perché faccio un esempio banale. Forse i nostri genitori hanno esagerato nel tenerci sotto. Sì, forse hanno esagerato anche loro. Papà magari esagerava quando magari anche minacciava, ma date una sberla, forse hanno esagerato. Ma adesso siamo arrivati al punto opposto. Abbiamo veramente il terrore anche di fare un rimprovero a un ragazzo, no? Proprio, ci sono genitori che hanno il terrore. Non c'è di, dialogo, no? Dice il Papa, più sociali che social. Anche qua, per quanto riguarda il rapporto scuola-famiglia. E io dico, se noi ci mettiamo, questo lo dico, io domenica avrò le prime comunioni, lo dico anche ai genitori, se ci mettiamo insieme, io, voi, la scuola, possiamo veramente creare una difesa a questi ragazzi. Se noi, io dico una cosa, voi ne dite il contrario, ma sti ragazzi li stiamo dilaniando, a chi dovranno credere? Se io faccio un esempio, parlo adesso della Chiesa, no? Se io dico al bambino, guarda, vieni la domenica a messa, perché è importante, un giorno il bambino anche bene o male mi crede perché ha fiducia in me. Se il papà invece non dice ci no, va non ci e gli dice ma lascia stare, andiamo a calcetto o altre cose, sto bambino a un certo punto a chi deve credere? E in questo modo noi non gli facciamo bene, perché se la scuola dice una cosa, il parroco gliene dice un'altra, la famiglia gliene dice ancora un'altra, ma veramente l'abbiamo dilaniato questo bambino. È vero, ci deve essere questo affiatamento, sì, sì. Anche per qua ci poi dopo ne parleremo. Con un poco di buona volontà, ma anche te con i non credenti, guardi, perché io sono un ammiratore, un amico grande di Don Milani. Don Milani diceva una cosa ai non credenti, noi possiamo fare una strada, un tratto di strada insieme, no? Quante cose possiamo fare insieme? Poi al momento opportuno tu vai per la tua strada, io vado per la mia strada. Pensa al discorso dell'ambiente, no? Ma io posso lavorare, nei nostri gruppi c'erano credenti, c'erano non credenti, diversamente ci credenti. Ci lavoriamo insieme, possiamo poi lavorare ognuno adesso spegniamo strada. I loghi, facciamolo insieme. Bravo. Poi dopo domenica mattina tu te ne vai a vedere la partita e io vado a celebrare la messa. Bravo, eccolo qua. Bravo, è giusto. Don Patricello, un altro argomento importantissimo sono i giovani. Molto spesso i giovani sono irretiti, acchiappati, presi nella rete della criminalità organizzata. E oggi lei dice giustamente, per i criminali questa è linfa i giovani. Oggi purtroppo ci sono pochi soldi, io lo dico sempre, molte famiglie non hanno più la possibilità di pagare palestre, piscine, equitazione e quant'altro, e i ragazzi finiscono per strada, colpa anche della dispersione scolastica, che al sud ce n'è tanta, insomma questi gli oratori che vanno sempre più diminuendo. Noi abbiamo a Caserta, c'è un oratorio secolare, storico, meraviglioso dei Salesiani, ed è diciamo, vanno avanti a furia di carte bollate, perché ci sono state delle persone che questi ragazzi davano fastidio. Come possono dare fastidio bambini, ragazzi che giocano, che per me è una musica, e oggi non pensano a risolvere tutto con la dolcezza. Don Bosco faceva tutto con il sorriso, più aveva problemi e più sorrideva, invece loro si pensa a fare le carte bollate e si impingono le casse degli avvocati. Ecco, io invece, come dice lei, facciamo tutti insieme, chi crede, chi non crede, aiutiamo ad aprire questi oratori, perché sono, questo poi dei Salesiani, di Don Bosco, è storico, è una vita che c'è, e insomma passare di là e vedere il silenzio, ora mi pare che si usa un pochetto, però è sempre poco. Quindi insomma questi giovani sono accalappiati per i facili guadagni, e sempre più in questi giorni, in cui si vedono per le strade di Napoli, lei me lo insegna, soprattutto nei vicoletti, sorgono gli altarini per i boss che sono morti. Io lo dico sempre, o vanno in carcere o poi muoiono in qualche sparatoria. Come si deve fare? Hai messo un sacco di cose insieme. Allora, la camorra ha bisogno dei giovani più dell'aria che respira. Bravo. Perché ha bisogno del consenso sociale, per cui altarini, altre cose, no? Sono delle cose, a prima vista sembrano delle cose, io ho scritto diversi articoli per Avvenire su questo problema qua. Don Patricello scrive libri, articoli e quindi quant'altro? La cosa importante è questa. Nella mia parrocchia, nel mio quartiere,
è stato abbattuto un manufatto sul proprio un piccolo piede a terra su un marciapiede, no? E si vede in alcuni filmini che quando sono arrivati i poliziotti, ma una settantina di poliziotti in tenuta antisommossa, non ti dico, camionette, pensa quanto è costato alle casse dello Stato tutta questa operazione. Si vedono le persone che, diciamo, si ribellano ai poliziotti, quasi come se qualcuno entrasse in casa profanate. Tua. No, come? Allora, quando è venuto qualche giornalista a intervistarmi, ho detto, ma allora hanno ragione. L'ho fatto apposta, logicamente, no? Dice, ma padre, hanno ragione. Dico, sì, perché quello sta là da 20 anni. E per 20 anni nessuno gli ha detto niente. Giustamente oggi quelle persone si domandano, perché dopo 20 anni venite, vi ricordate di questo manufatto abusivo? Ecco, allora, io penso che quando si va a demolire la cappellina ai quartieri spagnoli o a Forcello alla sanità, dopo 4 anni, 5 anni, bisognerebbe chiedere ai vigili urbani del paese, ma voi dove stavate 4, 5 anni fa quando è cominciato questo scempio? Perché queste cose non dovrebbero esistere neanche per un giorno, un solo giorno. Ben venga, attenzione, ben venga che il momento in cui vengono abbattute le inferriate, le ben venga, però come fa per 20 anni? Perché è rimasto 20 anni su un marciapiede una casetta abusiva? Su un marciapiede? E io ho un incontro a Roma che ho tenuto in un convegno con Pignatone, qualche anno fa abbiamo avuto un convegno con Pignatone. Figurati, cioè, lei che veemenza, che ha detto? No, Pignatone diceva, giustamente, ognuno poi vede le cose, allora diceva delle cose molto belle, diceva così che si parlava della grande lotta alla mafia, insomma, che dei passi, ci mancherebbe altro, dopo Falcone e Borsellino, se dei passi si sono fatti. Non, però dico, siamo ben lontani dall'aver estirpato la mafia, e a un certo punto io ho detto, ma procuratore, insomma, perché secondo lei, dico, ma qua a Roma eravamo in piazza del Trifone, no? Del Tritone, del Tritone. E ho detto, perché? Ma qua fuori è possibile costruire una casetta sul marciapiede? Dice, no, ma perché quello che non è possibile fare a Roma si può fare a Caivano? Questa è la rabbia della nostra gente quando non si sente poi italiana, no? Ecco, esatto. Qua, non si sente italiana. Dice, ma scusate, ma siamo europei anche noi, siamo italiani anche noi. No, perché io dovrei, ieri sono stato a questa università a Roma a fare un convegno in questa università, ho detto, ma scusatemi, ma vi sembra normale che tutta l'immondizia dei romani debba andare poi a morbare la vita di coloro che vivono in periferia? Potete mai continuare a risolvere i problemi di Roma centro ammorbando la vita di quelli della periferia? Fermatevi anche voi, certo. Fermatevi anche voi. Perché questa, allora qua tu vedi che entra in scena il rapporto malato centro-periferia, nord-sud dell'Italia. Il razzismo, poi eccolo qua, escono perché la persona che sta nella villa al centro di Roma, è normale che oggi domani l'immondizia dalla fuori gliela tolgono, dai, da Roma. Certo. No, a Piazza Plebiscita non è, insomma, noi abbiamo l'immondizia di Piazza Plebiscita, ce l'abbiamo qua impacchettata da anni, sta a Caivano e sta ancora ad ammorbare la perché le comballe, però comballe. Le periferie. Sono massacrate. E invece Papa Francesco esalta proprio le periferie. Papa Francesco ha detto, per favore, guardate le periferie, da là. Non più come la fine della città, ma come l'inizio della città. Bravo. Bellissimo. Don Patriciello, è un piacere parlare con lei. Grazie. Non so se lei dice lo stesso di me, ma io lo dico di lei. Don Patriciello, tanta violenza sui bambini. Noi abbiamo la campagna alla maglia nera per le violenze ai bimbi. E questo è un dato di fatto. Lei, Caivano, è stato, chi è che non lo ricorda, il Parco Verde di Caivano, Fortuna Loffredo, quella bimba abusata e gettata dall'ottavo piano. Ha accardito un bambinetto di Giuseppe. Ecco la collaborazione poi con la scuola. Giuseppe di Cardito, ammazzato, abbastonate, voi non so se ve lo ricordate, abbastonate col manico della scopa dal compagno della mamma. E la mamma, basita così, scioccata, non dava aiuto. La sorellina si salvò perché aveva fatto finto di essere morta. E quindi una violenza inaudita.
Una piccola parentesi, quando lei ha detto unione famiglia scuola, in questo caso quel bambino forse si poteva salvare perché andava a scuola con i lividi, con i graffi, con segni. Ecco, io dico sempre, sono importantissimi diciamo, gli istituti scolastici, la scuola, l'unione, come dice Don Patriciello, con la famiglia, perché le forze dell'ordine, il Tribunale dei Minori di Napoli, ma come fa a intervenire se non sa? E allora, quando succedono queste cose, devono avvisare. Quindi, perché tanta violenza sui bambini? Ma è tanta violenza sui bambini perché intanto c'è tanta violenza dentro di noi. Dentro e si sfogano. Di noi. E allora si sfogano con i più deboli, è normale, no? Tu pensa che tante persone magari al bar non valgono una cicca di tabacco, non riescono magari così a far fronte all'altro, poi arrivano a casa... La violenza perché sulle donne? Perché sulle donne, no, le nostre Ius mamme... Ius rem sibia bendi. No, perché sì, sono le più deboli e quindi eccolo qua. E loro, perché sui bambini? Poi c'è il fatto che ancora una... Io non dico che se Giuseppe fosse stato figlio di quell'uomo, non dico questo. Dico però, evidentemente questi bambini vengono vissuti, diciamo, dalla persona che già vive in un certo modo come non propri. Sì. Credo, penso io, insomma, che alcune persone sono perché se una persona è già così problematica con se stessa, esacerbata, no? Con no, se sembra stesso. Quasi come se fosse il figlio della sì. compagna, come se fosse altro, e quindi hanno il una cosa importante però da dire, e questo io l'ho detto diverse volte anche, è questa, che bisogna anche snellire un poco, ecco, la burocrazia per quanto riguarda le persone che si fanno avanti, perché tanta gente non si fa avanti per denunciare, perché dopo entrano in un meccanismo terribile, veramente. Diventano omertosi pure le persone per bene. Guarda, io un giorno sono. Giorno in tribunale sì. Mi sono arrabbiato in tribunale, ma fortemente, veramente mi sono arrabbiato fortemente proprio. Ho detto: sentite, io sono un cittadino italiano, mi sento in ostaggio, mi sento prigioniero. Che cosa era successo? Era successo che avevano ucciso una persona di fronte alla mia parrocchia. Era il boss del quartiere. Io stavo proprio all'ingresso della chiesa, ho sentito gli spari, ho sentito le urla e sono corso subito, ho visto l'uomo a terra che io conoscevo, l'ho benedetto, ho capito subito che era morto, ho alzato la mano per benedirlo e non ho visto altro, perché in un istante quelli, tu lo sai, sparano e scappano, quindi non... Sono stato chiamato, non ti dico quante volte. Esaurito. E a dire le stesse cose. Dico, io non ho visto niente, perché quando io sono arrivato, l'altro già era scappato. Io ho visto il morto, cioè ho visto quello che hanno visto tutti. Vengo chiamato prima dalla polizia, carabinieri, tutte le altre cose, va bene. Poi in tribunale. Arrivo la prima volta, dice, sì, però non si fa niente questa mattina perché è stato spostato l'udienza. Dico, io per l'udienza, dico, posso andare via? Allora dice, no, perché la corte prima si deve insediare, poi dopo, dica, ma scusate, ma che devo fare qua? E mi mettono in uno sgabuzzino insieme ai parenti, ma io che cosa? Io non, una prima volta, una seconda volta. Per due o tre volte così, la terza volta ho detto, no ragazzi, forse avete... Allora, sbagliato. Allora uno dei, non so chi era, il PM, dice, ma lei deve collaborare. Dico, ma io sono qua per collaborare, ma mi volete far collaborare o no? Ma in questo modo qua, ogni volta è mezza giornata che mi tenete prigioniero qua, senza fare niente però. Neanche questo dovete fare, non lo potete fare. Tenete in ostaggio allora, dico, la persona. E allora tanta gente certe volte dice... Molte forse... volte. E questa è la ragione per la quale capitano incidenti stradali. E la gente e non si lasciano persone che potrebbero essere salvate. Perché dice, mamma mia, io Mosè mi metto in mezzo. Io passo un guaio, entrano in un tunnel, come dice guarda, lui. In un tunnel e diventano omertosi. E ti dico una cosa, guarda, per quanto riguarda i bambini, io so che questa cosa che sto dicendo... a tanta gente non piace, però io sto a Caivano, i servizi sociali, il personale dei servizi sociali è un personale che fa il proprio dovere. Il personale, voglio dire, la persona, la dottoressa Tizia, la dottoressa Caia, sono persone che fanno, su questo non ci sono. Però quando non ci sono i fondi, non ci sono i soldi e non si fa niente. Non ci sono le armi allora spuntate. Io vado un giorno, vado a denunciare. Tu pensa che è successa una cosa...
terribile, io l'ho detto mille volte questa cosa qua. Una mattina un bambino di 5 anni giocando con l'alcol dà fuoco alla casa. La casa brucia completamente, solamente per un miracolo non ci sono stati morti. La mamma vedova, 7 figli piccoli, la maggior parte minorenni, solamente un paio appena maggiorenni. Subito mi do da fare, raccolgo 10.000 euro nel giro di 15 giorni, insomma. Caivano, l'amministrazione è sciolta per infiltrazione camorristica, vado dai commissari, dico: commissari, bisogna fare qualche cosa, questa donna è vedova, ha 7 figli, e dico: facciamo in questo modo qua, io mi occuperò dell'arredamento, dell'abbigliamento, del cibo, organizzato, io faccio, voi aggiustate la casa e ridiamo la casa a questa famiglia. Dopo qualche giorno il commissario mi chiama, mi dice: Don Maurizio, le devo dare una notizia brutta, la signora è stata denunciata dall'Istituto Case Popolari perché lei era occupante abusiva. Dico: ma là la maggior parte sono abusivi, allora dovete fate una scelta, o li mandate fuori tutti quanti, oppure fate una sanatoria, fate qualche cosa. E come è andata a finire? Ma adesso, come è andata a finire? Dal comune io non ho avuto, quella gente non ha avuto un litro di latte. Mamma mia. Ma sempre in un modo così, quando io ho cominciato ad insistere, qualcuno in un modo molto velato mi ha fatto capire che se si insisteva troppo ci poteva essere il mostriciattolo dell'estirpare i bambini alla mamma. Io là mi sono terrorizzato, dico: no, ho detto: i bambini non c'hanno il papà che è morto l'anno scorso, ma la mamma ce l'hanno. Non c'hanno la casa che è bruciata, ma la mamma ce l'hanno, per favore. Quando allora vedi solamente lo spettro, no? Della casa famiglia, ti ricordi Bibbiano e altro, e allora là tu te ne devi solamente andare. Io questo glielo dico, l'ho detto sempre, non ce l'ho con Tizio, ce l'ho con Caio, ma quando dite: perché non avvisate i servizi sociali? Quando li abbiamo avvisati e non è successo niente. E le bollette da pagare le portano ancora a me in parrocchia. Lo so, in un episodio, l'ho letto, una signora aveva tante bollette da pagare, ma tantissime, e più o meno 800 euro mi pare che fossero, e Don Patriciello dice: ma io non ce le ho, come faccio ad aiutarti? E la signora piangeva, si disperava, dice: ma io ho solo lei, dice: ma io non ce l'ho, io con tutta la buona volontà. La signora poi dopo Don Patriciello ha aiutato per quello che poteva. Dice: la ringrazio, disse questa signora, perché mi ha evitato di andare da quelli là. E quelli là sono gli usurai, che prendono, prelevano tutto, perché aiutano al momento, però poi dopo mettono quei tassi usurai così alti che non riescono a pagare. Se riuscissero a pagare non sarebbero... No, attenzione, un'altra cosa, loro questo vogliono. Vogliono che le persone non possono pagare, perché in questo modo qua li tengono prigionieri per sempre. Ma così è successo anche le imprese. Le imprese, così è successo, così, in pandemia. Con la pandemia, no, è normale. Se tu non paghi, e poi io dico: vabbè, cioè, tu sei sempre debitrice nei miei confronti e ti posso chiedere quello che voglio. E certo. E ti posso chiedere di mantenere un pacco, ti posso chiedere di portare un pacco da un'altra parte, ti posso... No. Ecco perché loro tengono al consenso sociale. E questo è. Per scambiare. E questa, perciò noi insistiamo tanto anche con le forze dell'ordine, la prefettura, la questura, e per anche le piccole cose, ecco, l'altarino, no? La cappellina di Padre Pio. Dice: ma qualcuno mi ha detto: ma lei è un prete, non è contento che abbiamo fatto la cappellina? Io sono contento, se ma è legale. No, non sono contento, non voglio manco Padre Pio. Padre Pio è illegale, io non lo voglio. E certo, lei, la diocesi sua è quella di Aversa. Aversa, sì. Io l'ho sempre seguito alla procura e il tribunale, e c'è anche il vescovo Sfinillo, ho intervistato alcuni anni fa, bravissimo. Sì, c'era Greco, adesso è in pensione, aspettiamo il sostituto, ma una personalità così forte sarà difficile sostituirla. Dunque, Don Patriciello,
per la sua gioia siamo all'ultima domanda. Ah, questo sono contento. Grazie, io la ringrazio molto. Dunque, allora, oggi è tutto un parlare di questo decreto Zan. Il decreto Zan viene dal deputato e si chiama Alessandro Zan, che ha fatto, diciamo, è successo un po' di trambusto, l'opinione pubblica si divide, chi parla da qua, chi parla da là, ormai non si parla più di nient'altro. Questo è un decreto contro l'omofobia. Io leggo per non sbagliare. Questo decreto prevede l'inasprimento delle pene contro i crimini e le discriminazioni contro omosessuali, transessuali, disabili e quant'altro. Dunque, il Papa ha mandato una nota verbale all'ambasciata italiana presso la Santa Sede, perché si è detto preoccupato di non poter esprimere il proprio pensiero. Dice qua, diciamo, alcuni contenuti di questo decreto riducono la libertà di, diciamo, che è garantita poi dalla Chiesa, ecco, dall'accordo di revisione del concordato Stato-Chiesa 18 febbraio 1984, visto che memoria? Memoria minui turunisi ex exercias. Hai visto come mi sono ricordata? Sì. Ma mi faccio il complimento da sola. Dunque, il Papa non si preoccupa solo di questa, diciamo, impossibilità di esprimere il proprio pensiero, si preoccupa pure delle possibili interpretazioni di questo decreto e soprattutto del concetto di discriminazione, che è troppo vago. Dice, trattandosi di ambiente penale, stiamoci attenti, che cosa si può dire, che cosa si può fare, che cosa non si può fare. Non è che vuole, diciamo, bloccare questo decreto, vuole solo far ragionare le persone. Lo Stato laico dice, per noi il Parlamento è quello che conta, il Parlamento è sovrano e quindi non accettiamo ingerenze. Ecco. E Don Patriciello dice, il reato è una cosa, il peccato ne è un'altra. A lei la parola. Questa era l'ultima domanda, questa meriterebbe una trasmissione a parte, insomma. Non... Allora, per quanto riguarda questo disegno di legge, è scritto malissimo, l'hanno detto tutti, è scritto male, 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 ci vorrebbe solamente un atto di umiltà da parte dei nostri parlamentari a dire per favore riscriviamolo, perché tutti quanti siamo contro l'omofobia, sia detto a chiare lettere, noi non siamo assolutamente dalla parte dei bulli, dei buffoni, delle persone che offendono i fratelli e le sorelle omosessuali, i fratelli e le sorelle disabili, i fratelli e le sorelle transessuali o altro, su questo non ci sono dubbi. Detto questo, c'è il pericolo del reato di opinione. Io posso dire, per me un bambino deve avere un papà e una mamma, questa è la mia idea, ma tu non mi puoi mandare in carcere perché io ho questa idea. Cioè, no, ma lei non si preoccupa. Sì, intanto però mi mandate da un giudice, deve decidere questo giudice e io devo pregare il Signore che questo giudice sia un giudice che giudichi secondo... Certo. Noi sappiamo molto bene le cose come sono. Allora, io possiamo ancora dire che per me l'utero in affitto è un abominio, andare dalle donne povere, nei paesi poveri, farle portare avanti una gravidanza a rischio della propria salute, togliere a loro la dignità per farle partorire un bambino, poi prendere questo bambino come se fosse un pupazzo, non dico neanche un cagnolino, ma un pupazzo, prenderlo e portarselo in Italia e dire questo è figlio a me, per me questo è un crimine contro l'umanità. Lo possiamo ancora dire senza essere tacciati di essere omofobi? Perché è un'altra cosa, attenzione, allora dico, mettiamo il reato di omofobia e mettiamo veramente un inasprimento delle pene per tutte le persone che possano offendere, denigrare, su questo non ci sono ammazzare, dubbi. 100 firme da parte di tutti, ma il discorso non si ferma qua e il signor Zan lo sa molto bene. E anche gli altri, per questo hanno così fretta di portare in aula al voto questo. Attenzione, che tu facevi riferimento al Papa, ma guardate che qua si stanno smuovendo femministe, fratelli e sorelle omosessuali. La stessa Platinette è stata accusata di essere omofoba.
Platinette è stata accusata di essere omofoba perché ha detto: io non sono d'accordo con questo disegno di legge, assolutamente non sono d'accordo. E insieme a lei tanti omosessuali che non sono omosessuali di serie B. Per favore, adesso non è che andiamo a dividere gli omosessuali in omosessuali di serie A e omosessuali di serie B. No, certo. Abbiamo avuto femministe che hanno detto: guardate che questo disegno di legge va a ledere fortemente sul concetto della nostra femminilità e tutto il resto. Ma ci sono problemi, ma tu pensa, ma veramente. E poi la cosa più che deve essere affrontata con grande serenità, perché è un discorso filosofico quello là, prima di essere ogni altra cosa, è l'identità di genere. Cioè io sono quello che mi percepisco. Attenzione, io in camera mia posso percepirmi di essere il Papa. E certo. E mi vesto da Papa. E in camera mia sono il Papa. E mi compro un trono da Papa. E quando vado, scendo per la strada, io sono il parrocchiano del Parco Verde, Maurizio e Patriciel, insomma, che dice calma, il Papa dice calma, piccerie, è stato no, o posto tuo. La percezione personale è un conto, certo. E l'oggettività. Un fratello si può dire io sono donna, ma oggettivamente c'è qualcosa che deve essere... no, per quanto riguarda il rapporto con la società, per esempio con il mondo della sanità, con il mondo dello sport, con il mondo delle carceri, abbiamo avuto già di questi problemi qua. Se tu vai a prendere lo scheletro di una persona dopo 200 anni, senza conoscerne la storia, questa persona poteva essere un fratello o una sorella trans, ma nel suo DNA, lui c'ha il DNA di un maschio o di una femmina. Certo. Ora, queste persone qua, abbiamo già problemi nel mondo dello sport, che dei transessuali donne che erano maschi vanno a competere con delle donne e vincono loro, perché loro, insomma, strutturalmente erano più forti. Ci sono dei problemi seri. Ora, quando un diritto è un diritto, non deve andare a ledere i diritti di nessuno. Certo. Quello che è successo per quanto riguarda il Gay Pride a Milano, a Roma, dove delle persone, dei fratelli, io lo so che non sono tutti quanti, attenzione, ci mancherebbe altro, ma perché non gliel'hanno impedito quando alcuni fratelli e sorelle omosessuali o transessuali hanno deriso la fede, la croce che per tanti di noi è il motivo per cui noi siamo, viviamo e anche moriamo. Hanno irriso e deriso la fede di milioni di persone nel mondo. Cioè, per me è una pena, veramente una pena. Vero. Ma non tanto per nostro Signore Gesù Cristo, quello sulla croce ci è salito 2000 anni fa. Dico, però perché? Come fate voi a pretendere i vostri diritti quando poi allo stesso momento state calpestando i diritti delle altre persone? Queste cose non si fanno. Certo. Allora io dico, eccolo qua, dico, se forse avessimo avuto la capacità di essere un poco più sereni, più tranquilli, maggiore equilibrio, per ascoltare le femministe, per ascoltare gli omosessuali che non sono d'accordo con il DDL Zan, gli omosessuali, le lesbiche che non sono d'accordo col DDL Zan, per ascoltare i magistrati. Noi abbiamo avuto Flick, abbiamo avuto Mirabelli, che hanno detto guardate che state combinando un grosso pasticcio, perché qua è veramente la gente... E io ho scritto in un mio editoriale su Avvenire, l'ho concluso così, guarda, c'era un tempo in cui per andare in galera bisognava uccidere e rubare. E io non sarei mai andato in galera perché io non ho mai ucciso, non ho mai rubato, né mai ucciderò, né mai ruberò. Non vorrei che si arrivasse ai giorni in cui per andare in galera basta esprimere una propria opinione in uno studio come stiamo facendo noi questa sera io e te qua. No, non vorrei che fosse così. Veramente sarebbe un grande passo indietro, ma veramente l'Italia vuole questo? Bravo, bravo. Don Patriciello ha chiarito come al solito con veemenza e insomma parla come al solito con grande equilibrio. Allora, concludendo alla fine veramente, lui dice sempre al male non dobbiamo dare confidenza. È un'espressione napoletana ma che rende l'idea. Al male non dobbiamo dare confidenza. Purtroppo ci siamo abituati alla corruzione, alle tutte le malefatte, alla tratta degli esseri umani. Sembra che ci siamo rassegnati e così. E invece no.
Guarda, io sono un prete, ho mai negato di essere prete, ho il mio collettino da prete, sono di animo francescano. Io sono diventato prete perché ho dato un passaggio a un francescano e quindi il mio Tao sta sempre con me. Allora io da prete dico una cosa, io amo l'essere umano e so che per l'essere umano nostro Signore Gesù Cristo è morto. Ma da quando a quando lo amo? Io non posso chiamarlo dal primo istante del suo concepimento. È normale, questo è... Per cui se noi, diceva Madre Teresa di Calcutta, se noi non risolveremo il problema dell'aborto, tutte le altre cose saranno solamente, avranno sempre il tempo che trovano, perché noi dobbiamo avere il coraggio di estirpare la gramigna alla radice. Questo non vuol dire assolutamente non riconoscere i diritti della donna, vuol dire che nel momento in cui una donna porta nel grembo un bambino, i protagonisti di quella storia sono ormai due. C'è una donna con il suo bambino, c'è un bambino con la sua mamma. E noi dovremo interrogare anche chi non ha voce, perché io sono convinto che se potessi interrogare il bambino che non ha voce e dire «Ma dimmi una cosa, vuoi nascere?», lui mi direbbe «Sì». Come sei nato tu, vorrei nascere anch'io. E certo, adesso vi do un piccolo particolare della vita di Don Patriciello e poi concludo, perché sennò Don Patriciello mi ammazza. Allora, Don Patriciello, alla fine della giornata noi siamo fedeli cattolici e andiamo, ci facciamo il segno della croce e ognuno si rivolge a Dio, alla Madonna e fa la sua preghiera. Io ho saputo la preghiera che fa Don Patriciello e adesso ve la racconto. E dice così. Nella sua stanza, quando va a riposare, stanco, sfinito, e dice: «Signore, io ho fatto tutto ciò che potevo fare, il resto metticelo tu. Stasera fammi dormire in grazia di Dio». È una bellissima preghiera. Grazie. Una bellissima preghiera, mi piace tantissimo. Io gli dico anche qualche volta entrando in chiesa: «Ma tu che vuoi, è tutta colpa tua, hai creduto troppo nell'essere umano». Veramente, guardate. Pure questo dice. Sì, guarda, io penso che... Quando è arrabbiato. Il cristianesimo, io sono un cristiano e penso che cerco di... Cristianesimo veramente di una bellezza straordinaria, perché c'è un Dio che ha una fiducia immensa nella creatura che è uscita dalle sue mani. E anche quando questa creatura lo tradisce, lo svilisce, lì continua. Ad amare. Noi a Napoli diciamo: «Ma ha fatto una volta, ma ha fatto una volta, la terza volta». No. Invece lui niente, sta là, aspettando sempre quel momento in cui possiamo dire, a volte magari, io l'ho visto tante volte, sai, magari nel momento della malattia, nel momento della sofferenza, una persona dice veramente: «Signore, perdonami, ho sbagliato», ma e lui è sempre là pronto a perdonare, a dimenticare. E questa è la cosa meravigliosa. E poi, come dice lei, dice: «Noi di fede siamo condannati alla speranza». Noi siamo condannati alla Bellissimo, speranza, sì. Le parole di Don Patriciello mi colpiscono, mi rimangono fisse nella memoria. Don Patriciello, io la ringrazio del piacere, dell'onore che mi ha dato a venire qua. Se si è trovato bene, torno. Io la invito già da adesso. Lasciamolo dire ai nostri telespettatori. Sì, e poi glielo faccio sapere. Io sono proprio contentissima di averla ricevuto e l'aspetto fin da oggi qua. Se lei si è trovato bene, può ritornare, e le porte sono apertissime per lei. Grazie. Buona giornata, buon lavoro, ci saluti la parrocchia e tutti i parrocchiani. A voi buona serata. Buonasera.